Nel mondo greco, ereditata dalle civiltà antiche, era predominante una concezione ciclica del tempo. Probabilmente questa visione fu indotta dall'osservazione della regolarità dei moti degli astri o della ripetizione ciclica delle stagioni. Questa idea, secondo cui tutto si riproduce in modo uniforme e periodico, causa effetti anche sul pensiero, ad esempio favorisce un approccio razionale alla vita. Così come vi è una ragione per cui all'autunno succede l'inverno, vi è una ragione intrinseca per cui tutte le cose accadono. I cristiani e prima ancora gli ebrei, con l'idea di un momento in cui tutto ha inizio, la creazione, e di un momento in cui tutto avrà fine, l'apocalisse, introducono una concezione rettilinea e progressiva del tempo. Questa visione introduce la nozione di storia, una sequenza di eventi irripetibili che segnano il procedere delle epoche, e suggerisce l'idea di progresso, un'idea fondamentale in tutta la cultura occidentale.